4, 3, 2, 1, let's go. Let's go. We are ready. Are you ready? Per la puntata numero 80, caspita ragazzi, è un compleanno importante, quello degli 80 giorni, compleanno, comunque un traguardo molto molto importante. Siamo qua per una bella puntata, quella del venerdì, con tanti ospiti. Tra un po' arriverà anche la mia socia Irene Antonucci, che si sta preparando, trucco e parrucco, ma la squadra è già in posizione. Eccoli qua, ve li presento immediatamente. Ciao amici di Party Virtuale, benvenuti, la regia audio è super pronta. Ciao ragazzi, anche la regia video con Lopez è pronta. Siamo pronti anche dalla Romagna con Matteo Pando, aspettiamo tutte le vostre domande per gli ospiti di oggi sulla nostra pagina Facebook. E io sono nello studio digitale della provincia di Modena, ciao a tutti da Sonny. È molto digitale in effetti. Gary Chaos, sei fuori dal tuo wifi, come vedo, fuori di casa ma anche fuori dal digitale, wifi. Anch'io come vedete sono in digitale, chissà. Mannaggia, si sente male, ma perché? Sei in versione proprio Alexa, cioè ti si vede un pochino a tratti, però vabbè, magari gira un po' per il parchetto e cerca il punto dove ti si vede meglio. Intanto io saluto un po' degli amici del programma che sono collegati, c'è il DJ Mugo e lì siamo direttamente in Romagna, Cesenatico. Go Mugo go! Ciao ragazzi, mi sono perso. Come ti sei perso? Dove sei di preciso? Mi sono perso nella selva oscura e la mia nuova compagna mi sta indicando l'uscita. Lady! Vedi, ti vorrei dire, Mugo, non per farti rimanere male, ma la tua compagna è una cagnetta, non è proprio una ragazza. Ma dai, per oggi mi ha dato. L'importante è quello. Esatto. Mi ha detto che gli piacevano le cagne, però. No, che non piaceva quelle, comunque non andava detto. Grande Gary! Era una sorta di confidenza. Allora, sì. Gli altri ovviamente amici del programma sono collegati, stanno entrando, stanno uscendo. Salutiamo ovviamente la nostra JC che è collegata e presto tornerà in trasmissione, perché i fan chiedono, ma JC sta tornando. E diamo la linea a Pando perché c'è subito un ingresso, suonano alla porta. Assolutamente, oggi abbiamo tanti ospiti e cominciamo subito con una grande ospitata. Lui è il direttore della testata giornalistica più importante per quello che riguarda il mondo dei DJ, ma anche delle apparecchiature per suonare, le produzioni musicali, tutto quello che ruota attorno a questo mondo. Ladies and gentlemen, direttamente da DJ Mag Italia, c'è con noi Marco Mazzi, accogliamolo con un applauso. Ciao, ciao Marco! Ciao Marco, benvenuto! You're welcome! Questo è il Party Virtuale. Devo dire che oggi è la prima volta e era un po' che cercavo questo collegamento, che possiamo parlare di una rivista che parla poi del mondo della notte, che è DJ Mag Italia. Ecco qua Lopez che prontamente mi fa vedere quello che è il sito. Marco, com'è nata questa idea? Come funziona? Che cos'è? Raccontaci. Innanzitutto non è un'idea, DJ Mag è una testata che esiste in Inghilterra da 30 anni ed è considerata il riferimento del clubbing internazionale. Noi 10 anni fa, poco più,
e abbiamo deciso di editarla in Italia. Noi siamo la branch italiana di questo, di questa testata che ha quasi 15 edizioni in tutto il mondo, e la particolarità di DJ Mag è che due volte all'anno sancisce i DJ più forti del pianeta e i club più forti al mondo, e sulla base di questa classifica avvengono varie dinamiche politiche all'interno sia del mondo del club sia del mondo del DJ. Quindi essere nelle prime posizioni, perlomeno nella top 10 delle classi, della classifica di DJ Mag, è un, oltre a essere un lustro per un professionista o per un club, comunque può andare ad inficiare anche altri risultati ed altri equilibri all'interno della sua economia di scala. Beh, assolutamente, la grande idea comunque è quella di averla portata, no? Qua, e quindi di... Quella hai ragione, la grande idea è... Adesso io non sono uno di quelli che tende ad autocelebrarsi, però l'idea è stata quella di portare in Italia un magazine che non esisteva, perché l'Italia per tanti anni ha vissuto di una rivista legata al mondo del clubbing che era Trend Disco, perché le persone, diciamo, non più giovanissime se la ricorderanno. Sì. Poi me la ricordo. Poi supportata da un altro mensile che si chiamava Tutto Disco. Poi ne sono anche nate altre che sono andate e sparite. E, però diciamo, queste sono fa Discotech, soprattutto è stata la pietra miliare del giornalismo italiano di settore. Poi io me la ricordo. Scusa, non ti volevo interrompere. Ecco qua che stiamo vedendo. Ti dicevo, io me la ricordo molto bene la rivista di cui parli, anche perché era sempre, diciamo, allegata delle compilation dei CD, spesso erano anche delle proposte, quindi era allettante, oltre a leggere ovviamente le tante notizie sui club. Chi è appassionato ovviamente può essere un fruitore interessato. Sì, sai, ai tempi era molto facile poter fare delle cose, perché fondamentalmente non esisteva niente, considera che questo è un mercato che in Italia è nato nell'87, quindi è un mercato che ha oggi 33 anni, non è un mercato vecchissimo, non è un mercato rodatissimo, e quindi oggi è diverso da allora, perché oggi tu fai i conti con la rete innanzitutto, e poi comunque con il mondo dei social, e oggi distinguere il messaggio qualitativo di una testata giornalistica con tutti i limiti che ha una testata giornalistica e con la concorrenza invece di un mondo senza rete, senza filtro, che è quello dei social, non è facilissimo. Noi ci proviamo ovviamente, questo è il nostro lavoro, siamo dei giornalisti, e questo dobbiamo fare. È molto difficile oggi far passare un pensiero che sia filtrato da quello che si chiama tecnicamente dal jack e da quella che è l'attività di fanti. Chiedo una cosa, Marco, per quanto riguarda le rubriche che voi trattate all'interno della rivista, oltre ovviamente alla classifica, che credo che sia di grande interesse per tutti i DJ e i club, quali sono le più gettonate, quelle più lette, quelle che sapete che sono un po' il traino? Ma sulle interviste ovviamente, perché hanno senso, soprattutto se sono ben fatte, hanno sempre un grande appeal. E poi ci sono gli approfondimenti giornalistici, che sono quelli sui quali questa testata si fonda. Sono approfondimenti che dovrebbero e devono fare opinione, come ti dicevo prima, con i social che incalzano è molto difficile oggi diversificare e far conoscere la tua veridicità rispetto alle tante fake news che inevitabilmente affollano i social. Ti devo chiedere se è stato mai in top 10 il nostro DJ internazionale che è Gary Chaos, perché lui è uno che spinge in giro. E se non c'è stato, ti devo rimproverare. No, non mi hanno mai cagato. ai. Vuoi dire stilata la classifica? Quali sono i meriti per poter entrare? Gary, purtroppo ti sentiamo davvero male, cioè anzi non è che ti sentiamo male, proprio non riusciamo a percepire quello che dici. Adesso d'ora in poi.
proponevo che facessero un bell'articolo di party virtuale. Questa è una bella idea, questa è una bella idea. Sentiamo da Marco come si fa ad arrivare nei top per i club e anche ovviamente per quanto riguarda i DJ. Non è che non esiste nessun segreto se non quello di avere un'attività di proselitismo presso la propria fan base. Come ti dicevo prima, la presenza dei social non può essere rinnegata oggi da una testata giornalistica, per quanto specialistica possa essere. Quindi i DJ devono operare sulla loro fan base per farsi eleggere, per farsi votare. E votare è molto semplice: quando viene aperto il periodo delle votazioni, che per quanto riguarda la top 100 DJ va da giugno fino a settembre, e ogni DJ attraverso vari metodi che ritiene più opportuni chiede ai propri fan, si pubblicizza e li invita ad andarsi a votare sulla piattaforma di djmag.com. Ora, detto così, potrebbe sembrare molto semplicistico. Vi dico che questa è una piattaforma sviluppata con degli algoritmi che negli anni sono ottimizzati e perfezionati a tal punto per i quali riescono a riconoscere, al di là degli errori di battitura, riescono a riconoscere i nomi falsi, quindi riconoscono se uno ha votato me, che io non faccio il DJ ma io sono amico di 100 persone che sono andate a votare, riescono a verificare la veridicità della mia figura dal punto di vista professionale e riescono a verificare se questi voti sono frutto di sistemi meccanici, quindi di acquisto di bot o altre cose. Quindi il sistema è quello basico, è quello di farsi votare online con dei filtri molto delicati e molto tecnici che sono sconosciuti a chiunque, perché sennò sarebbero di proprietà di chiunque, quindi sono alla base del segreto del successo di questa classifica. Benissimo Marco, per noi è stato molto interessante, devo dire la verità, anche perché le riviste a me sono sempre piaciute. Io per tanti anni non riguardava in particolare le discoteche, però comunque la musica, ero abbonato a una rivista inglese che si chiamava Blues and Soul, che si trovava poi pochissimo perché qua in Italia si faceva fatica ad acquistarla, però il cartaceo, e qua voglio spezzare una lancia a tuo favore, è da un gusto totalmente diverso che leggere le notizie dal tablet o comunque sul web. Sì, il cartaceo è ancora una forma che qualifica, cioè fare una copertina a un artista su una testata cartacea non è come dargli la home page di un sito. Assolutamente. È entrata intanto la nostra conduttrice Irene Antonucci, che forse fa in tempo a farti una domandina se vuole. Irene, intanto benvenuta e ben collegata dalla Puglia oggi. Eccoci, allora in realtà buonasera a tutti, mi vedete che ho provato ad utilizzare oggi il green screen perché, come vi dicevo, sono nello studio iper super professionale. E nello spazio più che altro, più che nello studio. Nello spazio, ma in realtà sono nello studio, infatti ora vi farò vedere, insomma forse probabilmente ci riesco, ecco. Come vedete, ecco, è tutto green alle mie spalle, proprio perché pacca di brutto e piaccia, ecco, le tipe. Ai tipi in questo caso. Ho un fratello di 13 anni che ovviamente la sa lunga, e quindi, anzi, è lui che mi insegna tante cose. E ormai i giovani, si sa, sono molto perspicaci, sono precoci, e a tal punto, insomma, noi impariamo anche da loro. Stavo ascoltando il discorso, sono entrata più o meno a metà del discorso, quindi non ho potuto ascoltare sin dall'inizio. Intanto molto piacere Marco e benvenuto per essere, insomma, qui tra noi. Siamo molto felici anche perché noi tutti conosciamo insomma JMag, quindi è una grande cosa. E io personalmente non ho domande, Frankie, al riguardo, anche perché la conosco molto bene e penso che è stato così chiaro. So che però c'è Fando che ha una domanda. Sì, prima di salutare Marco volevo chiedergli qual è un po' il suo rapporto con i DJ. So che ne conosce tanti, e anche con le nuove leve, insomma con i nuovi giovani che si approcciano a questo mestiere, come li vede, che opinione ha di loro? Beh, con te c'ho un bel rapporto, mi ha chiamato stamattina per venire in diretta. E paf, sei già qua! No, non parlavo di me, parlavo in generale, insomma.
Il rapporto con i DJ è un rapporto che si basa fondamentalmente su una grandissima stima, credo reciproca, e un grande rispetto, e con alcuni di loro anche con una profonda amicizia, devo dire anche trentennale, e un'amicizia fraterna. E questo è il rapporto. Non, diciamo che DJ Mag è stata una conseguenza del mio lavoro che veniva prima e che mi ha portato poi a fare questa cosa. Tengo a precisare una cosa che forse non ho detto: io sono stato incaricato dalla testata inglese a gestire, a dirigere la testata italiana, cioè non è che mi sono comprato la rivista, cioè questo, voglio essere chiaro, la testata è una testata inglese, non è una testata italiana, è una branch italiana. E niente, quindi il rapporto con loro è semplicemente questo. Con le nuove leve, ovviamente, per uno scatto generazionale, grazie a Dio la redazione è talmente fornita di gente molto più giovane di me che si può permettere il lusso di avere rapporti con ragazzi molto più giovani di me, e quindi inevitabilmente il dialogo tra di loro è più proficuo rispetto a quello che potrebbe essere magari con me. Diciamo che io faccio parte un po' della vecchia scuola e della vecchia guardia. Allora, okay. Marco, perfetto. Io chiederei a Pando se ci sono un po' di messaggi dal web sulla nostra pagina Parti Virtuale, su quella del nostro media partner che è Radio Bruno, se ci sono cose importanti da dire, se no farei sentire al nostro Marco Mazzi la nostra Smart Chart, che è il prossimo servizio, e poi lo lascerei andare. Ci sono messaggi, Pando? Ma salutiamo un po' di amici. Allora ci salutano Alfonso, Antonio Sticchi, che ci stanno guardando, anche Leonardo. E ciao Alfonso, ciao Leonardo. Poi salutiamo gli amici che ci stanno guardando anche sulla pagina Adotta un DJ e dagli un lavoro vero, il nostro gruppo di oltre 10.000 DJ italiani che è collegato con noi ogni giorno, e anche Radio Bruno, che è il nostro media partner in questo periodo, insomma, con la loro fanpage di Facebook. Allora, linea Sonny per il lancio del servizio, e poi salutiamo tra qualche minuto Marco Mazzi, DJ Mag Italia. Grazie della linea, sta per partire la Smart Dance Chart, la classifica musicale di Parti Virtuale, i 5 pezzi più ascoltati dai nostri ascoltatori. Smart Chart, sigla. Ieri c'era Fan Pubblicano con DJ Mag Italia. Insieme a Pando e a Fede di regia c'è la Smart Dance Chart. Ogni venerdì le prime 5 della nostra classifica, abbiamo un po' di canzoni che ci salutano, e sono quelle prodotte in casa, anche perché ne stanno arrivando altre. Quindi salutiamo gli Italian House Family con Brand New Day, la prima canzone che ci saluta. All'altro perché c'è tutti inquadrati, anche gli ospiti che non sono ancora entrati, c'è il mosaico. Ti saluta quindi Brand New Day, prodotta proprio in Romagna degli Italian House Family, e anche il Phil con DJ Pando e Lopez. La sigla. Questa è la nostra sigla. Ci dispiace un po' questa che ci saluti. Questo spacca di brutto e piace alle tipe. Spacca di brutto e piace alle tipe. E purtroppo ci saluta anche Gary Chaos con S-Mass. Dobbiamo salutare. Ciao a tutti. No, vabbè, oh, no, qua non va bene. Ciao Matteo. Anche perché so che Gary Chaos ne sta facendo un'altra, quindi a breve ti aspettiamo ancora. È entrato in classifica, non si capisce. Oh, vabbè. È appena uscita questa, già esce dalla classifica, mannaggia. Strano, ci sono un sacco di novità, c'è l'estate che arriva, infatti al numero 5 abbiamo una novità. Arriva la nuova di Bob Sinclair, che è una nuova entrata. Canta Omi, I'm on my way, al numero 5. È molto estivo. Ma chiamate Bob Sinclair a fare il disturbatore, così imparate. Vediamo se viene, vediamo se viene. Comunque, I'm on my way, molto estiva questa canzone di Bob Sinclair cantata da Omi. Al numero 4 un'altra nuova entrata, anche se ci gira in giro da molti mesi, perché è un brano prodotto in Germania, famosissimo in tutto il mondo, quello di Topic, remixato da Ugel, Breaking Me. Numero 4.
You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. Let the fucking beat drop. Finisci pure, finisci pure il discorso. Spacca di brutto e piace alle tipe. Esatto, molto bella questa. I suoni di Ugel con Topic, Breaking Me al numero 4. Questa è la Smart Dance Chart all'interno di Party Virtuale. Al numero 3 dall'Australia invece abbiamo Fisher, molto ballata anche questa in casa. La stiamo ballando in casa. Wanna Go Dancing al numero 3. Move, get out the way, my feet wanna go dancing. Sta ballando, eh! Questo è uno scoop, ragazzi. Se la balla Manuel Puglia, che è veramente bello. Va bene, via. Dopo Fisher cambiamo un po' il genere, perché c'è un'altra novità al numero 2. Ritorna un veramente una pietra miliare della musica dance di questi ultimi 30 anni. Gigi D'Agostino insieme a LA Vision con la nuova canzone Hollywood nella nostra versione bootleg al numero 2. Nuova entrata. Su Facebook sono sempre un po' corti, ma l'ascolteremo tantissime volte quest'estate, perché è già un grande successo. Gigi D'Agostino e LA Vision al numero 2 con Hollywood nella Smart Dance Chart. È arrivato il momento della rubrica, ragazzi, che è la stessa della settimana scorsa. Diplo and Side Piece, Oh My Mind, al numero 1 della Smart Dance Chart. Vai Fede! Beh, devo dire, è già una delle più ascoltate anche al Gelso Bianco, e questa è una garanzia di grande successo. Oh My Mind con i suoni di Purple Disco Machine, Diplo e Side Piece al primo posto oggi nella Smart Dance Chart di venerdì 5 giugno. È stato un piacere per noi avervi con noi qui a Party Virtuale. Ciao a tutti da Pando e grazie. Ciao a tutti da Pando. Ciao a tutti da Pando. Spacca di brutto e piace a tutti da Pando. Ciao a tutti da Pando. Ciao a tutti da Pando. Ciao a tutti da Pando. E questa è la vera inizio dell'estate, ragazzi. Voglio ricordare che la Smart Chart oggi, tra uscite e allungamenti, è stata una smart, per modo di dire, però molto bella. Ti è piaciuta, Marco, la classifica? Molto. Avrei messo Gigi al primo posto, ma questo è una cosa mia personale con lui. Magari la settimana prossima staremo magari a vedere. Ci arriva. Allora, fra un po' invece Marco entrerà forse un personaggio che potrebbe portare nella tua classifica dei primi 10 club uno dei suoi locali. Noi intanto ti ringraziamo per essere stati con noi. Chiedo un applauso per DJ Mag Italia, Marco Matti. Ciao Marco. Aspettiamo l'intervista. Chissà che mai ci peschi anche il DJ Mag Italia, sarebbe interessante. Subito linea Pando per far entrare il prossimo ospite. Oggi stiamo ricchissimi di contenuti. Assolutamente, Franchi, è un onore per noi avere a Party Virtuale uno tra gli imprenditori più importanti a livello nazionale e non solo nel mondo della notte. Ha diretto e tuttora dirige il Muretto di Jesolo, una discoteca molto conosciuta, e ci parlerà anche del suo nuovo progetto che sta per prendere piede in Romagna. Il progetto si chiama Musica Riccione, è con noi a Party Virtuale Tito Pinton. Accogliamolo con un applauso. Ciao Tito! Benvenuto al Party Virtuale! Piace di brutte! No, sbagliato! Marca di brutte piacciono le tipe! Sono nuovi jingle che stiamo creando! Ecco qua, we are making musica.
Tito, ci senti? Sei collegato? Perché c'era fino a pochi istanti. No, no, lui è qui con noi, solo che probabilmente ha un problema di audio, perché attuale l'audio, probabilmente deve spostarlo appunto sulla... Io lo vedo attivo con l'audio, lo vedo attivo. Tito, prova a parlare. Attivo e attivo, però non lo sentiamo. Eccolo qua, sentiamo. Tito. Il tuo microfono è operativo, però non sentiamo la tua voce. Fai una cosa, Tito, prova a magari a riavviare l'app sul computer, probabilmente forse non ha l'autorizzazione per andare a pescare il microfono. Prima però andava perfettamente nei nostri test dell'audio. Forse deve selezionare l'input giusto sul computer. Sul computer magari puoi avere qualche scheda collegata. Magari fate una cosa, contattatelo privatamente. Facciamo entrare gli altri ospiti e poi lo leghiamo a loro, perché in qualche maniera è anche collegato. Per cui apriamo la porta, Pando, perché ci sono tre ospiti che stanno per entrare. Tre, non sono... Assolutamente. Allora, abbiamo tre ospiti che ci parleranno di un progetto molto importante che si chiama Destinazione Romagna 4.0. Abbiamo Giancarlo Baretta, Davide Barotti e insieme a loro la marketing strategy di tutto questo, Deborah Patania. Accogliamogli con un applauso, a parte virtuale. Ma la squadra che fa parte poi un po' del progetto parte virtuale, dopo gli 8, prima chiamare così questa pagina di Destinazione Romagna 4.0, perché stanno facendo delle cose molto interessanti e stanno facendo cercando di dare delle risposte anche alla gente che sta aspettando di capire come sarà la Riviera Romagnola nell'estate 2020. Quindi buonasera ragazzi, benvenuti all'interno di Party Virtuale. Ciao a tutti. Ciao. Allora, che bello vedervi. Ciao. Che bello vedere. Dove siete in questo momento? Siamo a Rizzone a prendere un aperitivo davanti al Palazzo del Turismo. Quindi... Stiamo lavorando, Frankie, stiamo lavorando. Hai visto come si lavora? Si lavora bene. Io conosco molto bene quella zona, lì c'è una strada, voi avete messo un tavolino in mezzo alla strada, non è possibile. suolo pubblico, della tassa, Allora, raccontiamo un po' che cos'è questo progetto Destinazione Romagna, qual è il fine, dove vuole arrivare e soprattutto cosa sta facendo. Ma innanzitutto il progetto nasce con voi, quindi dobbiamo ringraziarvi perché c'è veramente un duro lavoro dietro che inserisce insieme a... Mi avete consumato il DJ Lopez e il DJ Federico di Gesù, mi arrivo alle 11. Di brutto e piaccia le tipe. Ciao Lopez! Ciao Deborah! Ciao Deborah, ciao Davide, ciao ragazzi, benvenuti! E niente, il progetto serve a poter fare interagire attraverso le nostre dirette i imprenditori del territorio con istituzioni e politica. Questo è nato nel periodo del Covid, quando avevamo bisogno di far sentire la voce di tutti quanti, quando le persone avevano bisogno di avere un punto di riferimento, qualcuno che li potesse ascoltare. Adesso invece abbiamo switchato un attimino, perché ora è arrivato il momento di ricominciare e ripartire alla grande. E quindi stiamo invitando imprenditori, stiamo invitando persone che devono, vogliono contribuire all'interno del territorio Romagna, perché noi ci occupiamo di questo, e quindi cerchiamo di far conoscere le attività, la ripresa, quelle che sono le nuove procedure, il turismo, la ripartenza e tutto quello che è l'indotto nel nostro territorio. Deborah, ci sono sempre delle cose interessanti che saltano fuori da questi dibattiti, che a volte si accendono anche un po', giustamente, perché le parti non sono sempre collimanti, però devo dire che il pubblico segue veramente con tanta attenzione ed è numerosissimo. Diciamo che abbiamo superato 120.000 visualizzazioni, insomma siamo molto soddisfatti, vuol dire che abbiamo un pubblico, un target che ci segue, anche perché abbiamo cercato di targetizzare appunto il nostro pubblico rivolto principalmente al turismo. E poi Davide, insomma lui dopo è la parte più tecnica di studio, di tutte le procedure, come vengono svolte.
In realtà quello che è veramente bravo è dietro le quinte è Giancarlo, che fa finta di niente. Vediamo defilato, ma in realtà è un perno portante. Sai cos'è, Franky? È che siamo tre che abbiamo le nostre competenze e conoscenze e abbiamo maturato tanti anni di esperienza e siamo veramente... ma non complementari, noi non ci sommiamo, ci moltiplichiamo e questo è una cosa che ci aiuta moltissimo perché abbiamo, moltiplichiamo anche l'energia positiva e oltretutto seguendo comunque tutto quello che sono le necessità di branding e di rebranding di una città, di un territorio per poter fidelizzare poi dopo la clientela, la gente che viene sul territorio per le bellezze naturali, per la storia e anche ovviamente servire a quelli che sono le attività commerciali o gli enti pubblici. Tradotto ci facciamo un gran mazzo, Franky. Sì, questo lo so perché vi seguo e so che siete veramente sul pezzo, ci mettete oltre a tante ore di lavoro anche tanto il cuore ed è una cosa molto importante perché nelle cose, secondo me, anche se non nell'immediato, il cuore è quello che paga di più in assoluto. Ma la domanda è che potete, a cui potete rispondere, che potrebbe essere importante, è se sarà una bella estate. Perché io sono un po' in controtendenza con questo pessimismo. No. Sai cosa penso? Che farà una bella estate chi avrà l'opportunità di un cambiamento, chi si creerà un'opportunità. Quindi ognuno di noi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni all'interno di un problema che è stato veramente importante. Dobbiamo avere la mentalità di reinventarci. Franky, ci sono una miriade di nuove opportunità, è un mondo nuovo, questa è l'estate, sarà bella perché è la prima estate di un mondo nuovo, bisogna sapercela costruire e gustare e vivere con tutte quelle opportunità nuove che abbiamo adesso. Parole sane e giuste, assolutamente, ma perché poi è esattamente così, come tutte le nuove direzioni, le nuove situazioni, chi è un po' visionario in questo e sa fare di necessità virtù ha sicuramente l'opportunità di essere più avvantaggiato nell'immediato rispetto a chi magari rimane indietro, quindi in questo avete perfettamente ragione, vi fa sicuramente onore e sicuramente molte città d'Italia possono prendere esempio dalla vostra attività rispetto alla situazione odierna, quindi complimenti. Ma, grazie Irene, devo dirti una cosa, io farei una cosa per alimentare la cosa in maniera positiva, dato che Irene vive a Roma ma adesso è in Puglia, che è la sua poi regione originaria, tu quando torni su ti fermi a Riccione dai ragazzi, porti un po' di orecchiette, ci dirà, sai quelle cose che sono da voi, la mozzarella di bufala, loro in cambio ti danno un po' di cappelletti, magari un po' di piadina, grande. Parasot, via. Perfetto, guarda, ti ho detto, cioè sono venendo da voi, ne ho presi tre, ora magari faccio il ricarico di qualche altro chilo, poi passo per a prendere la bufala da Napoli, poi passo un attimo da loro, poi anche da Parma un po' di prosciuttino, non fa mica male. Quando sei arrivato su prendiamo il colera perché è andato tutto male. E d'altronde tu sei arrivato, è stato uno scambio, tu hai portato i meloni e noi ti abbiamo dato i duroni, dai, guarda. Ecco, hai capito. Ragazzi, come va la natura, cioè cosa devo dire? Viva la natura e le risorse della natura, bisogna approfittarne, farne tesoro delle risorse della natura, quindi no. Direi che è una grande cosa. Bene, allora chiedo ai ragazzi di Destinazione Romagna 4.0 quando è il prossimo appuntamento, anche per ricordarlo agli spettatori, per potersi sintonizzare, seguire, poi interagire, perché lì potete scrivere, loro leggono e cercano di rispondere alle vostre domande. Allora, sarà prestissimo perché ormai abbiamo dato un appuntamento settimanale, quindi vogliamo mantenere l'appuntamento. È che stiamo sempre puntando più a ospiti di eccellenza, eccetera, e quindi sottostiamo a quelli che sono dopo alcuni dei nostri ospiti. Adesso Giancarlo sicuramente ci aiuterà anche a velocizzare questi tempi perché lui conosce bene il territorio, è una persona molto inserita nel territorio. Giancarlo, insomma, il supporto e l'aiuto, insomma, che ci dà è sempre molto importante. Sì, sono riusciti a coinvolgermi in questo progetto veramente interessante e bello. A me mi piace andare veloce e con loro si corre da morire. Si riposa poco, si riposa molto poco. Pochissimo. Giancarlo, spoilerci un ospite del prossimo appuntamento, se puoi, dai, un nomino che sarà a parlare.
Ma pensavamo un attore di Hollywood, adesso stiamo chiamando direttamente, vediamo chi il primo che ci risponde. Dai, sta scherzando. Se non trovate nessuno vi mandiamo Sonny, lui è hollywoodiano anche se abita a Castelnuovo. Nella provincia Si chiama Castelnuovo Beach, qua noi giriamo sempre in mutande e con l'infradito. È vero, nonostante sia, non sia al mare, loro hanno questa abitudine, lui soprattutto, poi infatti è un po' il matto del paese, quindi... No, perché è il paese del maiale, cioè del no. Maiale è il paese della carne. Quello lo dicono riferito a te, ma è un altro discorso. No, non è vero. Va bene, dai, allora ragazzi, noi facciamo un applauso, un ringraziamento a Destinazione Romagna 4 0. Vi faremo sapere appena c'è il prossimo appuntamento, saremo attenti a seguire per capire come vanno le cose. Grazie Deborah, grazie Davide, grazie Giancarlo, grazie a voi, un piacere avervi con noi, un bel applauso della squadra. Bravi, bravi, grazie. Romagna 4.0, ciao ragazzi. Ciao Franky, abbiamo International Blog, Giulio Strocchio imperativo. Giulio, buon pomeriggio, ma ti sono cresciuti i capelli da ieri. Buon pomeriggio. Hai una zazzerona lunga. Perché la zazzerona? I capelli sono cresciuti. No, era in senso positivo, stai bene, eh? Sì, sto sempre bene io. Questo è vero. Giulio, benvenuto e benvenuto anche al tuo armadio. Allora, volevo capire se avevamo segnato il collegamento con Tito Pinton. Allora, purtroppo Tito Pinton non c'è, però Franky, dovremmo andare con una rubrica che è molto molto tecnologica, proprio addirittura ho fatto l'ultimo aggiornamento del 2020, è un aiuto domestico e si chiama Alexa, guarda la sigla. Andiamo. Ciao, mi chiamo Alexa, ciao, e sono un'intelligenza artificiale. Spero di riuscire ad aiutarti e a tenerti compagnia. Ciao. Ecco. Ciao Alexa. Ciao. Sono Nata. E volevo chiedervi... Sono proprio contenta. Ecco, appunto. Volevo dirvi che oggi ho una sorella gemella. Potrebbe rispondere anche lei al mio posto se la chiamate. Quindi attenzione, potrebbe esserci un eco. E anche una risposta un po' differita. Quindi attenzione. Ehi Siri. No, Siri no. È Alexa questa, non è Siri. Ah. Ho sentito un nome invano che non conosco e la mia bruttissima Ivano, Siri. Fa attenzione a quello che dici di Gesù. Franky, io avrei una domanda per Alexa, posso chiedere? Prego. Alexa, ma tu dormi? No, non dormo. E quindi? Essendo un'intelligenza artificiale, non ne sento la necessità. Quindi pigli pesci, insomma. No, a parte che pigli pesci, che quello... Però, cosa fai di notte? Faccio pratica sugli scioli lingua. D'altronde so che anche Franky si occupa di questo durante la notte. Anzi, meglio chiamato Franchino. No, io non mi chiamo Franchino. Cioè, già c'è una confusione. Io mi chiamo Franky, all'anagrafe Francesco, se proprio volete. Ma Franchino no, non c'è. Secondo me è l'Alexio della nonna, questo. Potrebbe essere che sai, perché poi imparano e sono... Dopo gli rimane. Sì, captano. Alexa! Ciao, dimmi. Ha una domanda per te ancora Sonny, vai Sonny! Io ragazzi mi sono preparato le domande perché è un po' che non conoscevo Alexa e volevo chiedere. Io sono molto modesto, mi fai un complimento Alexa? Però voglio sapere da Alexa. Ciao, Sonny. A parte che è molto pretenzioso da parte tua chiedere di farti un complimento, quindi attenzione a quello che mi chiedi. In ogni caso, credo che se qualcuno mi chiedesse chi sia il più bello del reame umano, io potrei rispondere sogni ve, ma attenzione, se si parlasse di ambito tecnologico o di tecnologia, mi piacerebbe essere presa in considerazione e sono sicura che starei 10 spanne sopra di te. No, come dici, cioè, sei più alta, dici, nel senso quello, non mi ero offeso, ho capito, quindi. Quindi ti piaccio o non ti piaccio? Scusa, io volevo far nascere, Franky, un amore tra me e Alexa. Sembra che non sia scattato.
Ciao Sonny, volevo ricordarti che sono un'intelligenza artificiale o un ologramma, perciò non posso avere rapporti, a meno che tu non abbia un amore particolare per le cose un po' trasgressive, e se la tua principale attività sessuale è basata sulle cose di tecnologia. No, sul polso. Diglielo che hai il microchip, Sonny, sii sincero. No, ma che non è vero, non ce l'ho il microchip. Però l'ultima domanda, poi io voglio. Qualcosa c'è. No, stai calmo, Gary, non è vero. L'ultima domanda. Allora, Alexa, visto che hai detto così, prendimi in giro, avanti, vediamo. No, non posso prenderti in giro. Non ho mai avuto cattive intenzioni. Tu ne hai avute? No, io su di te no, anzi, ho fatto dei sogni erotici. Non ha il guinzaglio, non può prenderti in giro. Sonny, vuoi che ti faccio un caffè? No, l'ho già preso. Poi non ti vedo. Come saresti in grado di fare il caffè? Mi piacerebbe, ma col mi piacerebbe, ma sono... Viene fuori la donna che dice che non è donna, ma che c'è in Alexa invece. Sono un'intelligenza artificiale, non una macchina del caffè. Questo ma se vuoi, posso cercare su Google sotto la voce Franti, babysitter, mistress, bambole... No, erano altre cose quelle, il caffè era altra cosa. Cosa c'entra la bambola gonfiabile? Vabbè, io ho fatto tutte le domande che mi ero preparato. Grazie Alexa, grazie. Sì, non hai tolto le curiosità. Ci vediamo, ciao Alexa. Arrivederci. Ciao massa di deficienti. Torna dallo spazio. Allora ragazzi, mi dispiace, però purtroppo credo che abbiamo un problema con Tito Pinton. A noi interessava veramente tanto poter parlare del progetto musica, però speriamo di riuscire a ripristinarlo. Se non riusciamo, però abbiamo già pronto un ospite che verrà anticipato e che Pando ci presenterà immediatamente. Assolutamente, Frankie. Abbiamo un cantante che insieme al fratello ha già composto 2 album, un singolo, ed è ospite fisso su Radio 105 nel programma Alta Quota. Il loro primo singolo era Il Mondo Gira Piano, e hanno prodotto appunto 2 album che si chiamano Sensazioni e Quello Che Vorrei. Il fratello è Vincenzo, invece oggi qua con noi a parte virtuale abbiamo Antonio Laganà. Accogliamolo con un applauso. Buonasera, ciao carissimi. Grazie Antonio! Un abbraccio grande a voi. Laganà! A bellezza! Come si dice in Calabria? Ah, mi hai detto che però in Calabria non c'è mica il sole. A bellezza, come si dice da noi in Calabria. Allora, ti giuro, sembra novembre, sta diluviando. Sta diluviando dall'altra parte, a quell'altezza, cioè in Puglia, dove il re dice che di sole ce n'è veramente poco in questi giorni. Cioè... Ma infatti pare che sia un problema comune in Puglia, perché anche da queste parti io sono ogni volta, devi sapere Antonio, intanto molto piacere. Irene. Ogni volta che vengo dalle parti del sud, puntualmente arriva il diluvio universale. Io non lo so, mi faccio due domande e mi do 2 risposte. Probabilmente il cielo è emozionato del mio arrivo. Non lo so, però non mi è piaciuta molto questa cosa. Però vabbè, dai, nel frattempo c'è Parti Virtuale che porta sempre il sole dentro e porta grandi ospiti, come è il caso appunto di te e degli altri ospiti che abbiamo oggi in puntata. Grazie Irene, grazie. Io 2 settimane fa ho fatto il bagno, 2 settimane fa avevo fatto il bagno a mare, quindi penso un po' come siamo messi. Il tempo è voluto. Io ho fatto la doccia. Gary la doccia nel giardinetto di casa. Alla 2 settimane fa anch'io, 2 settimane. Alla grande. Ascolta Antonio, allora raccontaci un po' di questo progetto, che è un progetto di lunga data, cioè è un sacco che voi fate musica con tuo fratello, dico male? Sì, no, assolutamente, vecchissimo. Tra l'altro mio fratello ci è entrato dentro per caso, perché praticamente la situazione, diciamo, te la faccio breve. Io dovevo partecipare a una trasmissione, non so se vi ricordate il Giro Festival di Pescara per i nuovi emergenti che facevano il sabato pomeriggio sulla Rai. È successo che una settimana prima della mia partecipazione ho avuto un grave problema ai polmoni, quindi mi hanno dovuto operare d'urgenza, e il manager di allora, sfruttando la somiglianza di mio fratello, tra l'altro poi si andava in playback,
ha deciso di mandare, per non perdere appunto l'occasione, lui al posto mio. E abbiamo vinto, capito? Quindi da lì è nato il discorso dei Laganà, perché se no altrimenti mio fratello sarebbe rimasto fuori. Allora, la voce era la tua, però la faccia era... Però ci è andato lui, sì. Capito? La figata è stata quella. La figata è stata quella. Poi l'anno dopo, quando siamo ritornati, precisamente Laganà, perché ormai si era creato il duo, tutti gli amici poi del Giro Festival salutavano me, che non avevano mai visto, e non mio fratello, che aveva partecipato l'anno prima. È pazzesco. E da lì poi, capito, da lì è partito poi il duo Laganà, anche se adesso attualmente mio fratello, diciamo che si occupa più della parte manageriale, quindi sono rimasto da solo con i miei amici musicisti, lui si occupa più appunto della parte del management, quindi diciamo che sul palco con me non ci sale più. Beh, però tu un po' in famiglia. Come, scusa? Eh? No, dicevo, però tutto un po' in famiglia è a questo punto, no? Sì, sì, no, rimane sempre... Sei sicuro che cura gli interessi, sul serio? Almeno quello, no? Vai, Frank. Appunto, non mi attenzione. Vabbè, mai dire mai. Sì, mai dire mai. Capito? Allora, se vediamo, no, per adesso diciamo che va bene. Vediamo se Lopez ha qualcosa di Laganà da farci vedere, un contributo, e così ce lo gustiamo un pochettino. Segretari e direttori, i ministri con le amanti, i tronisti dalla De Filippi, e siamo tutti intercettati, o da Corona o dei magistrati. Non c'è destra e non c'è sinistra, ma c'è Costanzo e c'è Bruno Vespa, e c'è chi è e chi non è, e c'è chi dà e chi non dà, e c'è chi dice sì, chi dice no, e chi dice sempre non lo so, e non ho mai quello che vorrei, e non ho mai quello che vorrei, e non ho mai quello che vorrei. Non ho mai, se la tiene lei. Beh, un pezzo molto carino questo. Quando era, Antonio? 2010, Frankie. Bello, bello, fresco. Cioè, potrebbe essere un pezzo che gira anche adesso. 10 anni fa, tra l'altro, questo pezzo noi avevamo provato a fare le selezioni di Sanremo e siamo stati censurati per il testo. Addirittura, cavolo. Sì, sì. Hai capito? Eravamo in tour, con questo pezzo abbiamo fatto anche il tour di 105 in alta quota, e ci arrivò proprio in quel periodo la comunicazione appunto via mail della censura per il testo del brano, e quindi non siamo stati presi. A volte devo dire che Sanremo ha delle censure su delle cose e non le mette su altre. Che... Pensa che cosa bizzarra, Franky, cioè censure su una cosa del genere, e poi invece quest'anno c'era Lelly Kelly sul palco di Sanremo. Hai capito, no? Hai capito. È tutto molto strano, però, vabbè. Censurano, ma è così, così. A volte le censure in quel caso le tolgono e le mettono per fare parlare, però io devo dire che su alcune cose, vabbè, mi ricordo che Vasco ai tempi arrivò ultimo a Sanremo. Beh, infatti, questo è già uno specchio. Vi ricordo anche che anche noi volevamo Bugo in squadra, ma siccome non ce l'avevamo abbiamo deciso di prendere Mugo. È molto meglio, puoi mettere molto meglio, infatti. Bugo! Vuoi mettere Bugo? Sta succedendo? Dove è andato Bugo? Allora Mugo al momento non c'è, ma in alternativa abbiamo Hans che sta comprando una Ferrari per me e per tutto lo staff di Partito. Andiamo, dove Hans? Allora, in alternativa vorrebbe dire che sono la ruota di scorta, ma va bene, dai, non c'è problema. Sei veramente la Ferrari, ci vediamo le immagini. Ma no, ragazzi, io non scherzo, quando dico una cosa, guardate, sono nella terra del mito. Adesso posso dire una cosa, quando Gary ti ha detto abbiamo bisogno di un mezzo per fare una buona figura quando andiamo in tour quest'estate,
non intendeva proprio una Ferrari. Non eravamo potevamo... così pretenziosi. Ma no, no, ma più adesso, vuoi. In realtà hanno ricopiato tutto, sono i suoi amici Mara e Nello che si chiamano Ferrari. bravo Gary, guardate che spettacolo. E poi quello che c'è dentro. Ma cosa sei lì a fare, Hans? No, sono qua perché sto preparando la serata stasera e allora sono venuto un po' prima per parti virtuale, per il servizio, sai, sono inviato di parti virtuale, sono venuto qua e adesso ritorno nel locale dove stasera mi esibirò. Ma scusa, prova a avvicinarti a uno di quei vetri a specchio, magari da vicino si riesce a riprendere cosa c'è dentro, non ti fare menare. No. Sai com'è. Attento ai Doberman! Più che altro c'è la sicurezza qua, sapete. Montezemolo e tutto il resto. Bravo Fede! Sta facendo un test dentro! Sì. Di sapere comunque, una volta nella vita dovete venire qua a Maranello a vedere il museo. Per chi non l'ha ancora visto, Devo dire, Antonio, che DJ Hans è il nostro, diciamo, il nostro credit card, cioè ha in mano la nostra credit card, anzi è diverso, siamo noi che abbiamo in mano la sua. Alla grande allora, grande DJ Hans. Dile cose come stanno, Frankie. Voi avete la mia credit card. Sì, è così. E li ho spesi tutti l'altro giorno con i duroni. Ecco, esatto, adesso è una debit card. Guardate, guardate ragazzi, ci sono anche i bidoni del Rusco, Fatto. Beh, no, quello non è che si è costato a trovare. Quelli ce li ho anch'io. Guardate che spettacolo che c'è qua. Che servizione che stai facendo. Bellissimo. comunque, io direi di festeggiare, Frankie, a tal proposito, con un po' di buona musica, che ora annuncerà appunto Sonny con la prossima rubrica. Che sarà? Ignorante. Oh, cosa? Quella lo doveva mettere Fede. Ragazzi, sta per arrivare una delle nuove rubriche. La rubrica dedicata al mondo della danza. Arriva il baile Estarico. Mi chiamo Federico. Vai con la sigla. A parte che tu ti chiami Sonny, Federico è un altro. Comunque, vabbè, Fede, fatti un Guarda qua, sono professionale o non sono professionale? Oh, guarda Sonny, te la potevo passare anche quella di non avere il green screen da dietro, ma la bombetta pagliettata, no, cavolo. Grazie, questo è... Molto bella. È il primo... Vorrei ricordarti che quella fa parte del materiale della vecchia cantina, quindi l'hai rubata, cioè solo questa cosa qua. me la ricordo. La presa in prestito per questa rubrica, cioè fa un po' a farti male. Sonny, che ti difendo. Vai con la rubrica, vai che facciamo ballare un po' Antonio e poi dopo ti chiederemo quali sono allora, i progetti dell'estate. Sì, va bene. La rubrica di oggi è sempre dedicata al mondo della baciata. La baciata nasce a Santo Domingo negli anni 40 ed è un ballo sensuale. Oggi è l'ultimo giorno per quanto riguarda il mondo della baciata. Settimana prossima parleremo della salsa. Allora, alzatevi tutti in piedi perché questa è una rubrica interattiva. Ah, qua dobbiamo seguire. Meno male che è arrivato anche tuo fratello Manuel Vecchi, che può darci una mano con i movimenti che più diciamo avvezzo. Allora, quindi... Guardi, su ci siete? No, c'è qualcuno... No, attenzione! C'è qualcuno che russa. No, c'è qualcuno che è poco interessato all'argomento. Guarda qua. No, vai, mi metto operativo anch'io, dai, basta, vai. Dai. Se si mette operativo lui, tutti quanti. Questo è per dimostrare al pubblico che veramente tutti possono impagare con la scuola di Sonny Vecchi. Antonio, alza la mano. A partire da 7 euro al mese. Ammazza. Allora, ragazzi, passo doppio. Aspetta che preparo, mi vedete? Passo doppio. Allora, passo bene sinistra, si fa. Che maglietta hai? Poi apro, chiudo, apro e cambio. Ancora. Apro, chiudo, apro, cambio, apro, chiudo, apro, cambio. Regia, vai con la musica, via! Vai con la musica, facile! Quiero bailar contigo para olvidar las penas. Abrazadito a tu cintura de sirena. Hacer figuras hasta que se acabe el tema. Quiero, yo
sera attacca e che tu seas mi alemana. Per me è una cagata pazzesca. Guarda Lopez come lo fa bene. Ma non è mica credibile con quei pantaloncini. Posso dirvi che Lopez è il miglior ballerino dopo Sonny di tutta la squadra. Pacca di brutto e schiaccia le tipe. È l'unico che riceverà il diploma Lopez, secondo me. Di pacca di brutto e schiaccia le tipe. Manuel, posso avere il cappellino e posso avere il diploma? Per la collocazione all'interno, all'interno del mosaico, dato che mandavamo il mosaico, facendo il passo a destra sei entrato in camera da strocchi e sei andato davanti all'armadio. Cosa te ne sei accorto? Sono immedesimato, vedi, con la bordatura dell'armadio, infatti, vedi che... Notavo, infatti, il bianco e il verde. Scusate, è fantastico, ma... questa cosa. Perché, ma non si può rifare, non si può rifare perché me lo son perso che c'era il postino, scusate. No. Male però. No, ah, ok, vabbè, dai, ragazzi, la prossima. Posso decretare il vincitore di questa edizione? Sì, quest'oggi non abbiamo fatto praticamente, cioè, io nel frattempo vedo gente che entra qua in questo partito, non abbiamo fatto il sondaggio per i nostri ascoltatori, benché... abbiamo però un vincitore, abbiamo l'armadio di Strocchi, perché ormai Strocchi apre praticamente la camera soltanto per mostrarci il suo armadio. Francesco diventa protagonista molto di più di Giulio Strocchi, non c'è mai davanti, lui è uno dei nostri, ma dice: se non ci sono vi lascio l'armadio. Ma è diventato... Ha capito che è carino, che gesto, ma... che gesto amorevole, che... Ti dirò però, ti dirò che dopo che l'ho conosciuto, l'ho visto fare anche il vocalist, sai che mi sta un po' mancando, è lui stesso, non più l'armadio. Ha dei numeri. Prima di passare... A me manca un'altra persona in realtà, che l'ho vista spuntare. Aspetta prima di annunciarla, perché volevo chiedere con Antonio quali sono i progetti per la Ghana in questo momento un po' strano di ripartenza anche per la musica. Sì, assolutamente, tra l'altro noi siamo usciti adesso con un singolo e con un video su YouTube proprio dedicato a questo periodo maledetto segnato da questo Covid-19, un brano fatto a casa proprio nella situazione della quarantena con degli amici bravissimi musicisti che si chiama L'Odore di Te, che potete trovare su YouTube. Ma adesso lo facciamo vedere. Perfetto, e per quest'estate, guarda, speriamo di preparare un nuovo singolo adesso che hanno aperto le porte, quindi si può riuscire, tra virgolette. Speriamo di poterci vedere, di poter registrare appunto con questi amici, cosa che non abbiamo potuto fare se non da casa in precedenza. Quindi spero di uscire con un nuovo brano e che l'estate appunto possa portare fortuna. Ascoltiamolo un pezzettino, andiamo a vederlo subito. Grazie, Franky. Ci mancherebbe, lo facciamo volentieri, siamo curiosi. Tanto vediamo le immagini, ma forse Lopez devi... Eccolo qua. Nel tuo dolore, sospeso ad un tubo per respirare, e gli occhi lucidi di un infermiere sono due stelle che ti fanno sognare. Ogni giorno che vivi è un'altra scommessa, una vita che passa, una vita che resta, nelle piccole cose la grande bellezza è solo la fede, la nostra salvezza. Beh, devo dire, molto carino, l'abbiamo sentito con il volume un po' così così, magari dopo Lopez, se riesci in qualche maniera a riattivarlo nella parte finale, chiuderemo con quello anche per farlo sentire un po' meglio al nostro pubblico. Sembrava molto carina la canzone, quindi c'è comunque la prospettiva di una ripartenza anche per i musicisti. Noi parlavamo con Antonio Sticchi di Nessuna Pretesa, che peraltro ci ha fatto conoscere invece con Antonio. Infatti volevo salutarlo, permettimi di salutarlo, Franky, certo. Grande Antonio. E diceva che magari verso, insomma, il cuore dell'estate ripartirà qualcosina. Speriamo, guarda, speriamo, perché abbiamo bisogno di musica, abbiamo bisogno di allegria, abbiamo bisogno di una grande ripresa. Certo, allora ritorneremo per la parte finale con Antonio, perché credo che Irene mi voglia suggerire qualcosa. Sì, io
Ride già, pensa un po'. No, ma cioè, è il momento serietà, in realtà. No, scusate, è che questo è, allora, è partito lo spiegare, perché altrimenti Antonio poi non riesce a entrare in questo mood. È qualche giorno che ci è partito il momento ridarella. È tutta colpa di Adarei, che insomma ci ha trasmesso questa cosa della ridarella, e soprattutto Ada. Il momento in cui insomma dobbiamo parlare di serietà, e soprattutto una persona molto seria che ci porta direttamente le notizie dal governo, anzi nello specifico da Rai 7. Ignorante, e quindi facciamo partire per favore Federico, non ti ci mettere anche tu la sigla, andiamo, no. This is Channel Television's breaking news. Sì, mi sentite? Pronto? Parlo con RDS, solo grandi successi. No. Magari. Allora, grandi successi, grandi sicuro. Successi magari, però siamo parti virtuale, peraltro siamo collegati a Radio Bruno. Comunque, mi scusi, perché mi sembrava di aver visto Rossella Brescia prima. È Irene Antonucci. Scusate. C'è un po' di scusate qui in Parlamento, facciamo tante cose durante il giorno e qualcosa ci sfugge. Mi scusi Franco Focaccia, la vedo un po' confusa. Ho capito perfettamente. Siamo qua a parte virtuale come ogni sera con gli aggiornamenti dal Parlamento. Ci ha beccato sto giro. Ecco, volevo chiedere se prima di leggere le notizie si può mutare il microfono del signor Casini, perché ieri sera mi ha anticipato una battuta, mi ha rubato, diciamo, uno scherzo. No, scherzo, noi facciamo il formazione con lei, Focaccia. Scusi. Io le chiedo gentilmente di salutarmi il Pando. Quando lo vedrà Io non conosco gente con un nome simile, non so lei chi frequenta. No, esatto, lo penso anch'io, che è un nome così bizzarro, infatti esatto. Meno male che su una cosa la pensiamo alla stessa maniera. Vabbè, è uno che saluta, bene, c'è saluta, di tutto, saluta tanto. Saluta ciao. Tutti di solito. Comunque sentiamo queste notizie. Sì, c'è qualche aggiornamento. Allora, sono già passate alcune settimane dal rientro in Italia di Silvia Romano, la ragazza rapita 18 mesi fa in un villaggio del Kenya. Sì. Parlando della sua brutta esperienza. Questa è una cosa seria, però. Dove va, cacchio? Caccia! Non ci entreranno mica i duroni anche qua di Ma scusa, Franky, facciamo un sondaggio con gli ascoltatori. Cos'ha Focaccia lì sotto? Perché ormai ce lo chiediamo da settimane. Lo scoprirete solamente quest'estate durante la versione live di Party Virtuale. Esatto. Allora, parlando verrà, della sua... Scusi, verrà in live con noi, Focaccia? Ci segue dal Parlamento? Assolutamente, mi porto il Parlamento dietro. Ci fa piacere, anche un po' di soldi? Questo vediamo, insomma, stiamo trattando questo mese per io, i primi 600 euro. Insomma, siamo indietro con i 600 euro. Stavo parlando di Silvia Romano. Dunque, parlando della sua brutta esperienza, racconta: i miei rapitori erano armati e da volto coperto, ma sono sempre stata trattata bene ed ero libera di muovermi all'interno dei covi. Sinceramente, se mi dovesse proprio ricapitare una cosa simile, preferirei che succedesse a Villa Solarola, a Castelguelfo di Bologna. Ma non può aver detto sta cosa! Mi accontenterei anche di mezza pensione, colazione e cena. Ma no, Casigheri! Non credo che... Ha detto così! Io sto leggendo quello che mi hanno girato, tra l'altro c'è un timbro sopra la notizia con scritto DPCM. DPCM? DPCM. No, perché se spazio la notizia... Si è sparsa la notizia di buroni e quindi alla fine un esubero. Potrebbe essere per quello. Allora, esatto. Un'altra notizia che dovrebbe anche interessare voi di tutto lo staff, tra l'altro. Sì. Allora, pare che dal lunedì 15 giugno in alcune regioni d'Italia, oltre a cinema e teatri, possano iniziare a riaprire anche alcune discoteche. Sarà obbligatoria la prenotazione online del biglietto e del proprio tavolo. Noi ci cambia qualche cosa. Non si potrà ballare, ma muovere solamente a tempo il piede destro e il mignolo della mano sinistra. Facciamo un mosaico. Non si cambia niente.
Scusi, io non ho capito come mai. Uscirà anche una canzone per TikTok, il ballo del migliolo della mano sinistra. Breve. Ma allora, se per caso uno non ce l'ha, perché sono stato. So, mi dispiace, daremo dei 600 euro al mese per chi non ha il mignolo. Ecco, ma no, dai, ma se c'è qualcuno che non ha il mignolo. Non dica così, non che ho finito. Non ho finito. Io no, scusatemi, scusa, Frank, io non ho capito se è più un'opportuna la notizia. No, non ho finito. Il commento di caos. No, non ho finito, scusate. Vabbè, no, meno male. Non è chiusa la notizia. Io voglio avere notizie ben più precise, perché è importante. Allora, questo interessa anche lei, signor Casini, con le sue produzioni musicali. Le uniche canzoni per le quali le autorità saranno disposte a chiudere un occhio saranno quelle contenute nella Smart Dance Chart di Parti Virtuali. Sono tutte nostre, cioè, non ci entra mai nessuno dentro a parte noi. Addirittura dicono che stia per entrare una canzone di Sonny. Per ecco, sento una bella canzone sottofondo, insomma, di un potenziale collega. So che si era anche candidato sindaco in Romagna l'anno scorso, quindi aspettiamo. È candidato anche a venire a Parti Virtuali, non so se c'è. Vabbè, ancora... Allora mi piacerebbe esserci anche quella puntata, perché insomma, mi piacerebbe fargli qualche domanda. Insomma. Beh, adesso sarà da rifare, sarà la mascherina. La versione assolutamente COVID del party del gioco a un metro. Bene, volevo chiedere a Rossella come passerà il suo weekend in Puglia. Ma non è Rossella, non sono a Brescia, mi scusi, fatto una figuraccia, chiedo scusa. Rossella O'Hara intendeva, direi. Guardi, in realtà non sono vacanze, sono momenti ristoratori di due giorni, tornerò operativa, come vedete sono attualmente operativa con sfondo spazio, però ci sono, ecco. Poi dall'altro vuole... c'è tutto tempo, non posso... Io, Irene, avrei preferito vedere dietro il tavoliere, un'immagine del tavoliere, grande spassa, cioè... Ma purtroppo avete già interrotto l'esame della domenica Parti Virtuali, no? Perché alternativamente domani potevo farvi vedere il mare, peccato, giusto. Non riesco a mostrarlo. Sì, due crescioni, pomodoro mozzarella, una bottiglia di Coca-Cola. La focaccia è in diretta! Per le 20:30, benissimo, grazie, buonasera. La focaccia non la prendono, la focaccia niente. Ci vediamo la settimana prossima, sempre qua, RDS. Grazie per la Radio Bruno, la piattaforma di Radio Bruno con il party virtuale. Vabbè, comunque, la focaccia è così, si perde. L'informazione, scusaci Antonio... purtroppo noi abbiamo preso questo pacchetto a un certo numero di giorni, poi dopo non pensiamo di rinnovarlo. Bellissimo. È che sta sfuggendo un po' di mano questa cosa di Villa Savarola, non vorrei che poi arrivasse un po' l'orda. Beh, inizia a girare, ma questa è tutta pubblicità. Ma per carità, però sta in questi tempi, voglio dire che magari l'assembramento, dopo c'è già ci sono state scene due o tre giorni fa che è meglio non raccontare, però va bene. È stata una giornata in cui abbiamo fatto un po' festa, era finito il lockdown, abbiamo deciso di trovarci per conoscerci dopo tanti giorni di lavoro comune, fatto però davanti a uno schermo. Cosa hai fatto durante il periodo di chiusura totale, Antonio? Guarda, sono stato a casa, mi sono goduto mia moglie e mia figlia. Che è una bella cosa. È la più bella, poi ho scritto, ho letto, mi sono rilassato. Però diciamo che tra virgolette noi qui il lockdown l'abbiamo vissuto un po' in maniera atipica, perché vivendo sul mare, quindi avendo grandi spazi aperti, abbiamo la fortuna di poter anche uscire fuori di casa, avere grandi giardini, avere la vista sul mare, quindi diciamo che siamo stati fortunati rispetto a tanti amici che stanno su e anche che vivono in appartamenti nei centri delle città. Assolutamente, ma quel mare splendido che vedevamo del clip è il mare di casa tua? È il mare di Badolato. Mamma è il mare mia. Di Badolato, e poi c'è una parte anche di Soverato, bellissimo. Bellissimo davvero. Ma voi... Comunque, dobbiamo venire. Potete venire quando volete, siete ospiti miei. Oh, dirlo che partiamo, ragazzi! Alla grande! No, di quanto fa? Tutta l'Italia, dicono tutti così, poi presentano il conto. Lo so che dopo poi alla fine arriva. C'è la carta di Hans, va bene. C'è la carta di Hans, non è un problema. Qui non presentiamo niente. Non presentiamo niente, Gary. Di Antonio mi fido. Assolutamente. Allora, Antonio, ti chiediamo se ti sei divertito, se sei stato bene al party. Bellissimo, virtuale. È stato eccezionale. Ringrazio ancora Antonio per avervi fatto conoscere voi questo mondo bellissimo, e siete fantastici.
Sei molto carino. Sono già diventato un vostro fan, soprattutto di Irene. Scusami, Franky, però. Rossella intendi? No, no, è meglio lei. È meglio lei di Rossella. Vega, grazie. La gnocca cura. Grande Irene. Sì, qualche chilo in più, insomma, il suo contenitore. Comunque io. Ma non è vero, Irene, ma se sei magrina, lascia stare. Grazie. Tutta magrina, magrina, e si lamenta. Ma comunque sono un singano, tutti questi complimenti, ragazzi, potrei arrossire, tra l'altro mi vedete più rossa oggi. Grazie, grazie, grazie. Vabbè, rispetto, la verità, dire, la verità. Rispetto allo sfondo che è il mondo, sì, devo dire che sei più snella, però voglio dire. Ti amo anch'io, Gary Couch. allora. Ma lo sai che io ti devo prendere in mezzo un po', perché sennò non c'è troppo, sennò ti vogliamo troppo bene, non va bene. No, è vero, c'hai ragione, c'hai ragione. Un po' di allora, devo dire una cosa. Allora. Vai, vai, Franky. Nella puntata di lunedì, anche se non abbiamo ancora deliberato, ma lo faremo tra qualche minuto appena è finito il programma, però è molto probabile perché è una cosa di cui parliamo da tempo, non ci saranno ospiti. Sarà no. Aperta totalmente al pubblico. Daremo il codice da domani della stanza, vi potete scaricare Zoom, verrete messi in una sala d'attesa e parleremo direttamente con voi. Per una Alfonso, puntata, Alfonso, attento, Alfonso, per una puntata potrete diventare protagonisti di Parti Virtuale e ci racconterete dove siete. Anzi, andate in giro alle 18 con il vostro telefonino, andate nella vostra piazza, andate al mare, dovunque vogliate, per darci un contributo, perché sarà la puntata dedicata al pubblico di Parti Virtuale. E vedo che è tornato Pando, che forse ha da fare delle domande. Sì, no, facciamo, visto che parliamo di pubblico, un po' di saluti a un po' delle persone che ci stanno guardando oggi. La Debbie che ci saluta da Riccione. E poi abbiamo Antonio Abis, direttamente dall'American Beach in Sardegna. E il vocalist Mattia Ferro, che si è collegato con noi. Poi ciao, Mati! Supermanti, poi Fabrizio Bardoni. E dalla pagina di Radio Bruno salutiamo Mimmo Ricotta, Donatella Marchetti, Renata Rita, Marco Cervi e Anna Parmegiani che ci hanno guardato. Insomma, che sono Mimmo Ricotta, hai un nome da che potresti utilizzarlo per lo spettacolo perché suonerebbe Mimmo Ricotta. Mimmo Ricotta, ci piace. Non è. Si abbina Franco Focaccia. Esatto. Franco Focaccia. Interessante, ci penseremo nella prossima settimana. Grande Mimmo, ti diamo un abbraccione. Allora ragazzi, sempre di mangiare ti parla, eh. Ecco qua Hans che è tornato in macchina, però non è una Ferrari ragazzi, non l'ha presa, sì? No, l'ordinata ci vuole un anno per quello lì. Allora aspetta e spera. Tempi brevi. Va bene, allora ragazzi io chiuderei con il video di Antonio Lopez, ti chiedo se siamo riusciti a recuperarlo e se è possibile vederlo con l'audio e poi dopo i saluti e la sigla, vediamolo dai. Giorno sta nascendo ed io non so se lo vedrò. Sono in un letto senza respiro. Mi manca l'aria, mi manchi tu. Mi manca tutto quello che avevo. Manca tutto quello che ho e chissà se il sole tornerà a scaldarmi la faccia e chissà se ancora sentirò il profumo del mare. Sapore del pane e l'odore di te. Un nuovo giorno sta nascendo ed io non so se lo vedrò. Davanti a me vedo il tuo volto. Sembra quello di un angelo. Non ho paura
che mi consola sapere che sei qui con me. E chissà se il sole tornerà a scaldarmi la faccia, e chissà se ancora sentirò il profumo del mare. Questo splendido mare, noi ringraziamo tutti. Ciao Irene Antonucci, ci vediamo lunedì. Dove sarai lunedì, Irene? Lunedì sarò a Roma, tra l'altro un po' di buone nuove che tra poco vi comunicherò. Lunedì sarò a Roma. Bene. Beh, grazie ad Antonio Laganà. Grazie che a voi. È stato con noi. Tornaci a trovare quando vuoi, appena c'hai. Grazie a voi. Per sentire, utilizzaci come canale per amplificare quello che stai facendo. Lo facciamo. Grazie a voi di cuore, grazie a voi di cuore, vi aspetto in Calabria a Badolato, Franky. Arriviamo, arriviamo. Linea a Federico Di Gesù per la squadra da team. Facciamo un grande saluto ai conduttori del party virtuale, Irene Antonucci e Franky Chiappinelli. Grandi. Spaccano di brutto e piacciono alle tipe. Facciamo un saluto alla regia video, il nostro DJ Lopez, alla regia audio da parte mia, Fede D. Ciao ragazzi, un saluto al nostro Pando, a Sonny. Ciao. Alla nostra che yes. Non è con noi. Facciamo un saluto agli amici del programma, il DJ Hans, Manuelito DJ, il nostro. Ciao ragazzi. Ciao. Giulio Trocchi e il suo armadio di International Log. Signore e signori, l'appuntamento è domani, stesso posto, stesso oro, stesso bar, anzi lunedì. E ciao agli amici di Radio Bruno. Ciao. Sigla. 5 4 3 2 1 Let's go. We are ready. Are you ready?